No, si racconta la città per spot, per episodio, invece l'urbanistica, il processo di trasformazione urbanistico è un racconto sulla città. Questo racconto non c'è qui. Quello che manca è, diciamola così, proprio perché siamo al pilastro, manca un'epopea cinematografica che allora era neorealista, dove si comunicava che il destino della città era un tema affrontabile, aveva dei nemici, degli amici, di speculatori, di affari, ma anche i buoni e i cattivi. Buoni e cattivi che provavano a raggiungere uno scopo di città migliore, di città differente. Un'ottima, li possiamo lanciare attraverso un concorso rivolto all'università, con l'obiettivo ecco di tenere insieme questa frammentarietà, nel senso di utilizzare il punto di vista per anche mettere a confronto narrazioni diverse su come si pensa a Bologna, come la si vive, come la si immagina. Quindi io penso che su questo non ho investito molto, perché altrimenti l'alternativa, ripeto, è quella che mi preoccupa di più, diventa il rapporto tra urbanistica, mass media e cittadini affidato al populismo inteso o nel capopopolo che coagula contro qualcosa, oppure in chi fa calare dall'alto delle decisioni. Allora, io sono Sgualo e lui è Pelo. Ciao. Noi siamo di Safagna, ma tanto lì Radio Alice non si sente, quindi non salutiamo nessuno. Tra l'altro non so se voi siete mai stati a Safagna, ma è veramente un quartiere di merda. E infatti, se divento sindaco io lo faccio radere tutto al suolo. Il servizio pubblico dovrebbe fare un'opera importante per quanto riguarda il racconto della città, le suggestioni, gli spunti che possono esserci nel fatto di raccontare la propria città e di farla riscoprire. Molte cose della città si danno per note, ma in realtà, proprio perché sono note, magari non sono davvero conosciute. Penso che ci servirebbe un servizio pubblico che invece, che pur continuando a fare interessanti programmi a tarda notte, dopo la mezzanotte, per denunciare i guai dell'urbanistica, che sono comunque trasmissioni interessanti, anche se fatte a orari molto notturni, dovrebbe anche, in orari più agevoli, insieme a questi servizi, far parlare i cittadini, raccontare la città, far parlare gli amministratori, quelli che si occupano di questi argomenti per evidenziare problemi e soluzioni per il futuro di quel quartiere o di quella città. Un ruolo non tanto pedagogico, ma quanto di informazione su a che punto è il racconto della città, perché la città è un racconto che si fa continuamente. Recuperare anche questa dimensione attraverso l'informazione di come si modifica il racconto urbano negli anni è molto importante per la consapevolezza di tutti rispetto alla città in cui vivono. Covadis Baby. A proposito di portici oscuri. A proposito di portici oscuri, poi uno con Benigni, che è stato girato proprio qua. Negli anni 70, un mito. Esatto. Un grande film. Chiedo asilo, esatto. Poi non ne ricordo tanti. Non ce ne sono stati tanti. Vorrebbe un regista capace di far vedere sotto l'immagine
documentari alle la potenzialità delle cose, con un'immaginazione, una fantasia un po' esatta, ancora cammino. Tutto questo come regista mi accontenterei di una Modovar che ci partisse dal cassero e ci facesse scoprire le diverse vocazioni sentimentali che questa città può esprimere, che sono appunto diverse. Precisando che non è solo di una crisi di nervi, no. No. E le donne portano le donne. Esatto. Non certo l'uomo di una crisi di nervi, ma l'altro. Volvere al pilastro. Volvere al pilastro del Modovar, penso che potrebbe essere una buona pasta.